sei su voci.fm. E continuiamo con le nostre bellissime interviste di voci.fm, il mondo delle voci. E qua io l'altra volta sono stato a Metropolis a intervistare Superman, questa volta da buon delfino sono tornato nel mio elemento e ho trovato il mio re, il re di Atlantide da intervistare. Chi è fan dei fumetti DC avrà capito di chi sto parlando. Abbiamo qui con noi Francesco De Francesco. Ciao Francesco, come stai? Ciao ragazzi, sto bene, sto abbastanza bene. Ciao a tutti di voci.fm. Niente, qui ad Atlantide adesso si è riaperto un po' il traffico, quindi si ricomincia a faticare un po' come prima della quarantena. Ecco, quindi siamo di nuovo trafficati, insomma. Esatto. E come ti sei vissuto il momento prima, che era tutto fermo, Francesco? Cosa vuoi che ti dica? L'ho vissuto da insonne, quale più o meno sono. Ho dormito pochissimo. Pur avendo la possibilità di dormire di più, ho dormito molto poco. Ecco. E cosa vuoi che ti dica? Mi sono documentato molto, ho cercato di capire quello che stava succedendo, ho sentito tutte le campane, facevo la rassegna stampa la mattina, l'approfondimento a ora di pranzo, poi pranzavo un riposino, poi leggevo qualcosa, mi sono documentato molto. Non mi sono perso niente, cercando di fare un collage, come dire, un puzzle di tutto quello che stava succedendo. In effetti l'informazione è stata, come dire, anche ambigua per certi versi, cose non sono state chiare, non ce le hanno dette chiaramente e tempestivamente. È vero, è stato un po' un bordello, come si suol dire, però esatto. Vabbè, siamo qua. È stata un po' una pesca a strascico, per rimanere in tema atlantideo. Ecco, una pesca andata male. Esatto. Senti Francesco, allora adesso che abbiamo finito di scherzare, facciamo in serie, giustamente, perché questa è... Continuiamo ironicamente a parlare di te, perché questo speciale ovviamente è dedicato a te e alla tua carriera. Allora, innanzitutto ti faccio la domanda classica che ti avranno fatto un miliardo di volte: come sei entrato nel mondo del doppiaggio? Allora, io sono entrato nel mondo del doppiaggio soprattutto per necessità, per la volontà di concretizzare, di avere un ritorno economico di quello che avevo imparato a fare negli anni del teatro, della scuola, poi del teatro, delle tournée con certe entità che poi sono state assorbite dallo Stabile di Torino, con dei colleghi registi che sono usciti dalla mia scuola di teatro, che è stata la Paolo Grassi. Io feci l'ultimo ordinamento dei 4 anni, quindi nel 2001 sono uscito, ho cominciato a lavorare in teatro. Solo che il teatro paga poco. È un lavoro che paga poco. In realtà paga poco e non sempre. Certo. Avere una continuità in teatro non è facilissimo. Bisogna avere molta creatività, molta forza e molta determinazione per crearsi uno spazio. Una volta un regista con cui ho lavorato definì il teatro come un deserto nel quale edificare, mentre per certi versi il doppiaggio o anche il cinema, a meno che non sia registi o sceneggiatori, è più un lavoro dove si arriva, ci sono delle porte a cui bussare, ci sono dei cancelli da varcare, e quindi la difficoltà è di tipo diverso. Mentre nel teatro, per fare un teatro che veramente ti interessi, che non sia quello dei vecchi carrozzoni, del teatro di regia, eccetera, eccetera, bisogna sapere edificare un edificio. Certo. Non è facile, non è da tutti. Bisogna ingegnarsi, diciamo. Sì. Quindi tu nel doppiaggio, quando arrivi, e per merito di chi, insomma, c'è stato magari qualcuno che ti ha introdotto, che ti ha aiutato? Ma sai, sono tante le persone che ti introducono. Io credo che il merito sia mio, nel senso, io non ho nessun parente, nessun amico, non avevo nessuno a cui rivolgermi quando sono arrivato a Roma. Perché tu non sei romano, giusto? Io non sono romano, io sono abruzzese, sono di Pescara, ho studiato il teatro a Milano, come dicevo. Sì, a Paolo Grassi, certo. In Paolo Grassi, quindi la mia parentesi nasce... Io ho iniziato a fare teatro quando avevo 17 anni nella mia città, poi a 19 anni, ovvero dopo il liceo, ho fatto studi classici, sono andato su a Milano, ho fatto un provino, sono stato preso. Per 4 anni ho studiato in Paolo Grassi e contemporaneamente lavoravamo con registi che venivano da fuori. La forza di questa scuola era proprio questa, cioè quella di accogliere seminaristi che avessero contatti col mondo del lavoro,
quindi si aveva già una prima impressione di come poi avremmo dovuto fare con le tournée, lavorando con registi che avevano un contatto con il mercato vero e proprio. Nel 2005, nell'aprile del 2005, è avvenuto, se vuoi ti racconto proprio il pomeriggio in cui sono arrivato, il primo passo che ho messo dentro uno studio. Erano i Villini della Seifit, allora CDC Seifit, sì, in sede Villini, che è in zona Nomentana. Adesso questo è uno stabilimento che non c'è più, sì. E mi ricordo che Fiamma Izzo stava facendo Cinderella Man, sì. In sala c'era Franco Mannella, che è adesso un collega abruzzese anche lui, bravissimo, che io è un bravissimo Franco che incontrai proprio fortuitamente il primo giorno della mia parentesi di doppiaggio romano. Cioè ero arrivato come uditore cercando, di poter poggiare le orecchie in una sala per capire, rubare un po' il mestiere e avere la possibilità di stabilire i primi contatti con i direttori. Fiamma mi molto gentilmente fu carina, mi aprì la porta e mi disse vai lì, entra in sala così vedi come fa Franco. Mi presentò questo signore che io allora non conoscevo ancora. Mi disse guarda, stai lì, ascolta il turno, però sappi che io non faccio provini, però puoi andare a nome mio e chiedere a mia sorella Giubbi di ascoltare, di farti sentire, eccetera eccetera, tu mi dici che sei un attore, e quindi da lì piano piano poi è partito. Allora adesso io partirei, sì, con il primo, A Single Man. Tu qui doppiavi Matthew Good. Matthew Good, sì. Che se non sbaglio forse è stato uno dei tuoi primi lavori importanti, o sbaglio? Sì, è stata una delle cose, delle prime cose importanti, forse ben riuscite. Mi ricordo, a parte il film, insomma la lavorazione, lavorare in sound art con la signora Bucciarelli è sempre una sfida, perché lei è molto esigente. Sì, sì. Ti mette però nelle condizioni di fare un lavoro di ricerca che spesso con i tempi che abbiamo non è possibile fare, quindi sicuramente è uscito un buon lavoro. Mi ricordo che un pomeriggio eravamo nella vecchia CTA, Maria Pia Di Meo, niente po' di meno, mi disse sai, mi sono incuriosita, ho visto il film e sono andato a vedere chi l'avesse doppiato. E ho visto che tu eri la voce del ragazzo, dell'amante giovane di lui, di Colin Firth. E sai, a volte anche un ruolo non prettamente da protagonista, ma un ruolo da comprimario, ma fatto in quel modo può cambiare una carriera. E io dissi, ma Maria Pia mi faceva già lavorare allora, quindi è gradivo essere chiamata per nome. Io avrei dato del voi a una regina, a una signora di una tale esperienza, maestria e certo, no, certo, così certo, riconosciuta da tutto l'ambiente. Ho detto Maria Pia, io mi fai largo il cuore se mi dici una cosa del genere. Ho detto sì, vedrai, tu farai un sacco di cose belle. E ha avuto ragione, vedi. Sì, e poi me le ha fatte fare anche un po' lei, devo dire la verità. Beh, vedi che... Sì, sì. E poi d'altronde, come si dice, per il discorso che hai fatto tu, non esistono piccoli ruoli, ma piccoli attori. Sì, non esistono, cioè nel senso, andare a lavorare pensando di fare una cosa che non abbia importanza equivale a farti un torto. Sì, sì. È vero. E quindi non conviene mai per un attore o un doppiatore pensare di fare qualcosa che non abbia valore, certo, perché automaticamente depotenzi le tue possibilità. Sì, non però ci metti. È una cosa che cade. Certo. Dopo un po'. Esatto, con l'esperienza, con la tecnica cerchi di, come dire, di sopperire a questo pensiero maligno che ti trafigge il cervello. Sì, 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 si chiama automatismo, ecco. Esatto, anche sì. Allora, continuiamo con un altro film, molto bello, sì, tra l'altro, che l'ho visto di recente, Il Ponte delle Spie. Tu lì hai doppiato Jesse Plemons. Anche questa è una parte anche più, sì, piccola in realtà di quella di Matthew Goody nell'altro film. Però sì, insomma, questo attore qua mi è rimasto perché, non so se lo sai, ha avuto un ruolo molto importante anche in Breaking Bad, poi sì, ha fatto insomma molti film. A me è capitato, come ti ho detto, di vedere questo film e lì ti ho riconosciuto, ho detto ah cavolo, un giovane De Francesco, e quindi... mi hai riconosciuto, questo è un merito, perché a volte non mi riconoscono neanche i parenti, dico mia madre, ma... No, io ho l'orecchio ottimo, molto buono, sì. Ottimo. Ti ricordi qualcosa della lavorazione? Insomma, guarda, io mi ricordo più che delle scene, lui, c'è una scena in cui lui gioca a poker con degli amici e... quella forse è quella in cui parla un po' di più, ma insomma non è tanto quello, ma è
come dire, l'apprezzamento che Fiamma negli anni mi ha riconosciuto, sempre crescente. Prendo la palla al balzo per parlare di una cosa, in realtà a volte si pensa che questo mestiere si possa fare in 448, magari perché siamo attori, magari un attore di presa diretta o di teatro pensa di poter fare questa cosa più o meno in tempi rapidi. Non è sempre così, anzi quasi sempre non è così. Perché ci vuole molta esperienza, tecnica e tempo per entrare molto rapidamente a un certo livello di profondità dentro l'istante, il presente del momento in cui tu sei di fronte al video e devi replicare il più possibile fedelmente quella scena. Esatto, che magari loro hanno fatto in mesi. Esatto. Allora è una traduzione di pensiero, testa, cuore, di suono, è una cosa che ho dovuto imparare soprattutto all'inizio della mia carriera, il suono, cioè restituire una gamma di suoni che non fosse troppo distante dal suono del doppiaggio, ma poi c'è il doppiaggio e doppiaggio, e quindi imparare a differenziarsi da quel suono lì. Non doppiaggese, non cadere nel doppiaggese. Ma neanche troppo poco, perché altrimenti diventi talent. Sì. Dirla in modo molto brutale. La butti troppo. Il talent non è proprio talent, la butta talmente in cacciara, magari con anche con buonissime intenzioni, con freschezza di intenzione, però fa una tale cacciara che dice questo è stonato. Certo. Allora, non puoi essere un doppiatore stonato, devi essere intonato al concerto di voci che si mette insieme, all'ensemble, ma avere delle intuizioni, delle particolarità. E io credo che in questo Fiamma, ma non solo lei, quindi mi ricollego al discorso di Jesse Plemons, quello è stato uno step che poi mi ha portato a fare, per dire, il provino per Scar, per il Re Leone, che non ho vinto e che meritatamente ha vinto Popolizio, che ha fatto in modo egregio, ma sono arrivato a fare quel provino. Comunque è una grande soddisfazione, direi. È una grande soddisfazione sapere che poi gli americani erano molto incerti su chi scegliere. Ovviamente hanno scelto, ripeto, per merito, per capacità, anche per una questione di somiglianza, udibilità, forse anche di età, essendo il fratello di Mufasa. Di Mufasa, che era poi doppiato da Luca Ward, quindi hanno scelto bene, ok? Questa è la premessa. Sì. Però sapere che hanno dovuto un po' fare mente locale prima di dire con certezza, lo farà Massimo Popolizio. Ecco, perdere con Popolizio ci sta. È stata una bella sfida. Cavolo, a sapere, peccato che non te l'hanno dato il provino, sarei stato curiosissimo di sentirlo. Non te lo danno mai. No, lo so. Che si tengono. Assolutamente. Senti, continuiamo con i tuoi lavori. Qua passiamo alle serie televisive che, insomma, tu ne hai fatte. Almost Human. Quella è stata un'altra dimostrazione di fiducia di Fabrizio Temperini. È un personaggio che ho doppiato, credo, solo in quel... È un attore, chiedo scusa. Sì. Solo in quella serie lì. Un burbero, un diffidente. Ricordo questo, in realtà faceva un po' da controparte all'androide, che era Andrea Lavagnino. Sì. Quindi faceva un po' il... come dire, da contraltare alla sicurezza da robot cibernetica di Andrea. C'era questo che diceva, ma questo qua non me la conta giusta, in realtà no, io non mi fido. Sì. E poi c'era Francesco Bulcan, che faceva il protagonista assoluto della serie. Su Carl Urban, che tra l'altro ci sta benissimo. Io l'ho sentito anche in The Boys, non so se ti è capitato di vederla quella serie. Sì, ho visto molto qualche bello. Puntata della prima stagione, poi mi sono annoiato e l'ho mollata. Ma... ah, non ti è piaciuto? No, dopo un po', devo dire, non hanno retto il tiro fino alla fine. Ma perché non era il tuo genere, oppure non ti attirava, cioè, diciamo? No, secondo me si è un po' diluita troppo. All'inizio c'era questa cosa che poi alla fine i supereroi sono, anzi, persone molto più problematiche. Sì, molto l'attore che doppia Gianfranco, Superman cattivo. Bravissimo. Tra parentesi, bravissimo Gianfranco. Sì, e l'ho intervistato l'altra volta e abbiamo parlato proprio di questo personaggio. Ha detto che si è divertito tantissimo a farlo e che non vede l'ora di vedere come va a finire. Gli ho detto, guarda, siamo in due. Allora, continuiamo con un'altra serie TV, The Last Ship. Sì, sempre con Fabrizio. Quello è un personaggio che ricordo più volentieri perché è più completo. Sì. È un Iago,
aveva la funzione che Iago ha nell'Otello, cioè quello di insinuare il dubbio nella mente dei protagonisti. Era ricordo anche che era un bravo attore. E il personaggio mi piaceva molto perché fare i mellifui, i viscidi, sì, i doppi. È bello, bello. Dà sempre delle possibilità espressive in più, sì, che fare io quelli che chiamo io i quadrati, cioè i personaggi buoni. L'eroe. Esatto, l'eroe con la regola morale. Sì, 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 sì. Ma infatti il cattivo di solito lo dicono tutti, e lo confermo anch'io, che spesso mi hanno fatto doppiare pazzi, è più interessante. Più, sì, ti diverti, sì, di più, sì, perché ha più sfumature, ha più, forse anche più personalità, ecco, è meno banale, ecco. Poi, esatto, poi dipende, esatto, ovviamente, però diciamo poi c'è che cattivo è cattivo, per citare Unbreakable di Shyamalan. Bellissimo, bellissimo. O Shyamalan, no? Come si chiama? Sì, lui. M. Night. M. Night. Esatto. Ci sono vari tipi di cattivi, quello che usa l'ingegno per sottrarre potere al protagonista, al buono di turno, è quello più divertente, perché sì, deve manipolare. I manipolatori sono i più divertenti. È vero, è vero. Sono quelli che ti spingono a fare una cosa anche molto più lontana da te, essendo io un buono nella vita, più o meno, almeno quello che dicono. Anche io, quindi uguale, siamo molto simili. Allora, continuiamo sempre con le serie, però stavolta andiamo sull'animazione, su Ninjago. Sì. Ah, ok. Sono 8-9 anni che si fa, sempre cominciata sempre alla Sound Art, dove mi hanno fatto fare sempre delle cose molto belle, anche dei film francesi, penso a Rompicapo a New York, penso a Nubatai e le nostre battaglie, sempre con Romain Duris. E Ninjago l'abbiamo cominciato all'epoca, sempre con Elisabetta Bucciarelli e Marzia Dal Fabbro, e ci siamo divertiti e anche impegnati molto. Ricordo che c'era anche c'era sia divertimento che impegno. Poi è stata una serie molto amata e molto molto guardata dai nipoti di amici, cioè dai figli degli amici, dai miei nipoti, quindi dice: ma tu sei quello, tu sei Cole, tu sei il ninja nero, che poi era il più come dire, il più greve di tutti, no? Era un po' grezzo. Esatto, un po' il più grezzo di tutti, quello un po' più un prototipo di Momoa, se vogliamo dire. Bravo, stavo per dire un po' un Aquaman. Sta i ninja come Aquaman, ovvero Momoa sta alla Justice League. Esatto, esatto, esatto. Prima di diventare re, ovviamente. Sì, però ti dico la verità, mi piace questa cosa del, come dire, dell'animalesco che viene fuori. Certo, certo. Ma poi, se posso dirti, lo riproduci molto bene, devo dire, quindi. Sai, ho trovato evidentemente un modo per farlo, perché io mi sento una persona profondamente legata, almeno dentro. Ah, cavolo, quindi vedi com'è, vedi com'è. Non lo so, Alessandro, la verità è che poi te ne chiedono talmente tante, sì, che per avere chance di lavoro, anche per, come dire, vincere delle sfide, perché l'attore, anche il doppiatore, è una persona che accetta la sfida. Certo. Cioè ci misuriamo con delle cose talmente grandi, a volte talmente belle, che è un lavoro che stressa la mente e il cuore, anche perché va fatto in rapidità. Certo. Tu in rapidità devi fare delle cose che hanno molto valore. Ci sono attori che doppiamo a volte che hanno talmente tante carte nel loro mazzo. Sì. Il mazzo bisogna farselo per forza, e allora dagli e dagli, come si dice a me, la cipolla diventa aglio. Giustamente. Senti, continuiamo sempre con le serie TV, e sì, visto che abbiamo parlato di animali, mi collego con Future Man, che qui tu fai Wolf. Giustamente. E mi viene già da ridere. Sì, sì, sì. Abbiamo finito di doppiare la terza serie poco tempo fa, pochi giorni fa. Sì, quindi sì, uscirà, credo, a breve su Prime. Qui tu ti sento. Mi è capitato di vedere qualche episodio, ti sento molto divertito. È un matto. È un matto scriteriato che ondeggia tra il primo attore, il figo, sì, il maniaco, e poi ha nella seconda stagione un problema con la cocaina. Il suo personaggio diventa totalmente assuefatto, e quindi ne fa di tutti i colori. Sì, sì, sì. Deve disintossicarsi.
è una serie completamente fuori di testa, con tonnellate di riferimenti al mondo nerd, allo sci-fi, a film che hanno caratterizzato pure la mia infanzia. Io ho 41 anni nel momento in cui parliamo, e quindi da Ritorno al Futuro sono tantissimi riferimenti, certo. A Terminator, tutti film che hanno influenzato, che hanno fatto la storia, dai. Che hanno fatto la storia, che hanno influenzato l'immaginario di persone che hanno la mia età, quindi è stato anche un piacere, capito, certo. Ritornare un po' in quel mondo mettendoci certo. La tua interpretazione, certo, anche la mia, comunque io ne ho 35, quindi siamo lì, vedi, allora alla fine. Senti, a proposito, ecco, di personaggio che ha segnato una generazione, soprattutto parlo dei fan dell'horror, tu sei la voce recente di Chucky, la bambola Chucky. Sì, non l'ho doppiato nell'ultimo film, credo che ne abbiano fatto un ultimissimo, sì, non sì. So. È però un remake, mi pare. Ho fatto la bambola assassina in due film, sì. E qua hai preso il testimone, perché il primo era stato Renato Cortesi, sì, anche lui grandissimo. Sì, sì. Ho intervistato pure lui, tra l'altro, quindi ti sei divertito a fare questo personaggio? Sì, mi sono divertito molto, perché sai, se devi fare delle cose folli vai a briglia sciolta, e quindi ovviamente è divertente. La bambola assassina, almeno nel film, in uno dei due film, adesso non ricordo bene quale, è un involucro che ospita lo spirito di un attore che adesso mi sfugge il nome, ma quello che è interpretato Vermilinguo nel Signore degli Anelli, è un attore molto bravo, molto strano, è stato l'attore feticcio di Werner Herzog, se non mi sbaglio, ma in uno di questi film ho dovuto doppiare lui. Ok. Ah, cavolo. Quindi un attore con un'età molto superiore alla mia, cioè ha almeno una ventina d'anni più di me. Sì. Questa è una cosa che ti posso dire che ho iniziato a fare sin da subito. Mi facevano fare i vecchi. Pensa. Perché? Perché, come dire, è preferibile avere un attore che possa fare tante cose. Un doppiatore che possa fare tante cose in un turno in cui ci sono tanti piccoli personaggi. Quindi questo è stato un modo per entrare forse in alcuni canali o nelle grazie di alcuni direttori. Capivano che potevo coprire una vasta gamma di personaggi di varie età, quindi cambiando, usando, modulando, cambiando continuamente intenzione e vocalità, uno può coprire più personaggi. E in una delle prime cose io parlavo e mi rispondevo, ci sono stati due anelli dell'Einstein della Cavani, in cui io vinsi il provino per doppiare Einstein, in cui Einstein era dentro questo negozio di abbigliamento, entrava un avventore qualsiasi e scambiava due parole con questo signore con i baffi buffo che era lì prima di lui, ed ero io, e quindi mi parlavo e mi rispondevo. Senti, continuiamo con le serie TV. Un'altra recente, City on a Hill, è un lavorone che abbiamo fatto insieme a Gianfranco ha cominciato a fare delle direzioni. Ecco, infatti mi accennava l'altra volta, sì. Che però non mi aveva detto che cosa, quindi è questa. Questa è una delle due, almeno più o meno è quello che so io. Non è la prima direzione che fa. Quando mi hanno proposto di fare questo lavoro ero molto contento, sia che fosse lui in direzione, perché Gianfranco ha un lato umano molto spiccato. È una cosa preziosa. Sì, la cosa che mi è piaciuta molto della serie è la quantità di informazioni. È molto ingarbugliata la trama, per capirla bisogna spesso, almeno io, per capirla sono dovuto tornare indietro parecchie volte per capire che cosa stavano dicendo di quel personaggio, che poi è un poliziesco ambientato negli anni 90, sì. Quindi tutta l'estetica è di quegli anni, c'è un Kevin Bacon strepitoso che fa questo poliziotto corrotto, invece io faccio diciamo l'altro protagonista della serie, che è un nero molto ambizioso che diventa procuratore, che cerca di fare carriera politica anche sfruttando questi casi di rapina, omicidio che ci sono nella Boston di quegli anni, ed è un excursus su quel periodo storico basato su fatti realmente accaduti. La serie è molto bella,
i personaggi sono fighi tutti. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Io sono abbastanza critico su quello che faccio. Ci sono delle cose che mi piacciono molto, di cui sono contento a volte, e altre cose che rifarei, ma questo credo che faccia parte del gioco. Sì. E per quanto riguarda Gianfranco, posso dire che ha capito molto bene il colore di questa serie. Mi spiego meglio, il linguaggio. Sì. È come se tutti recitassimo più o meno nello stesso modo, perché nessun personaggio è mai totalmente positivo, mai totalmente negativo, ci sono solo sfumature, e ogni personaggio, a seconda del punto in cui è, dell'episodio in cui è, continua a cambiare, c'è sempre un punto di svolta che lo rende più o meno cattivo, più o meno comprensivo, più o meno storto, corrotto, più o meno dubbioso nei confronti degli altri. È una trama abbastanza fitta, non c'è mai un buono effettivo, un cattivo effettivo. Ed è la cosa più interessante, secondo esatto. me, quando guardi. Gianfranco è stato molto bravo, nonostante il turno duri 3 ore, a tenerci saldi a questo concetto. Cioè, quello che diciamo non è mai totalmente a nostro favore o a nostro sfavore. Allora, lavorare così è piacevole, perché ti dà una dimensione di profondità auspicabile. Ma poi guarda, io non l'ho vista purtroppo, ma ti prometto sì. che rimedierò. Mi sto accorgendo adesso, guardando su Wikipedia, sì. che ha rimesso un abbinamento che io ho sempre amato e che purtroppo si era perso negli ultimi anni, ovvero Marco Mete su Kevin Bacon. E io voglio sì. fargli un plauso per questo, perché per me, parlando di voce volto, è un connubio perfetto. Questi due attori, cioè ci sono stati ovviamente ci sono sì. bravissimi attori che lo fanno, però per me Marco Mete, Kevin Bacon è Marco Mete, non so come dirti, quando proprio trovi la sua alfiere, sono contentissimo che l'ha rimesso, veramente contentissimo. È una questione di sensibilità. Marco ha, oltre che tanti anni di esperienza e di tecnica e di capacità sue personali, è una questione anche di volontà espressiva. Io ho fatto qualche turno insieme a lui e ci sono delle cose che si imparano, okay, da persone come lui. Certo. Quindi è un piacere poi sentire anche da parte sua. Mi ricordo, abbiamo lavorato a Trolls, l'ultimo film d'animazione. Sì. Lui aveva visto la serie e mi aveva detto che al di là del fatto che gli fosse piaciuta la serie, che gli era piaciuto il doppiaggio, sai, è comunque un lascito, sia per Gianfranco che ha fatto la direzione, per me che ho fatto un protagonista assoluto al suo fianco. Sono certo. delle soddisfazioni, sono delle cose piccole però belle, che sono dei riconoscimenti piccoli però belli. Eh beh, ti credo. Poi voglio dire, parliamo di Marco Mete, non è sì, che sì, sì. quindi giustamente. Mamma mia, grandioso. Ci siamo cresciuti con la sua voce. Daffy Duck, ma io anche Roger Rabbit, fantastico. Senti, volevo proseguire con un film, Point Blank, che tu fai Frank Grillo. Questo attore io lo trovo molto interessante, è emerso negli ultimi anni, l'ho sentito recentemente appunto con la tua voce, devo dire che insomma, ti si sei incollato molto 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 bene. Credo che non sia neanche facilissimo da doppiare. Guarda, a volte è un mistero capire come a volte si aderisce a un personaggio, come ti scelgono, in base a quali criteri. Lui è un attore di film d'azione prevalentemente. Sì. Posso dire che non mi sembra che sia un Al Pacino, Marlon Brando, no. ma non è neanche no. un attore sgradevole, no, fa no. il suo, e quindi è molto difficile per me, che ho qualche anno meno di lui, diversi anni meno di lui, credo 13 o 14 anni se non qualcosa in più. Lui è fisicamente è una bomba, ma credo che sia uno sportivo. Se non mi ricordo male, lui ha fatto anche una serie in cui c'è lui che racconta, va in giro per palestra, in giro per il mondo, e racconta il mondo della,
delle arti marziali o della box. Okay. Lui è quasi un atleta, credo che sì. sia un atleta, tant'è vero che ha un fisico pazzesco, un figo pazzesco. Quindi cercare di riempire questi personaggi che fanno quel tipo di personaggio lì, che è un po' il quadrato, anche se è cattivo, anche se è storto, però riempirli, sono pieni di muscoli, con intenzioni, in film che non ti danno possibilità espressiva, è sempre una sfida per me. Sì, okay. Sì, sì. A me viene in mente, se ci pensi, parecchi attori di film d'azione storici che venivano doppiati da grandi voci, no? Pensiamo ad esempio a Stallone, che prima era doppiato da Amendola e poi da Massimo Corvo. Esatto. Infatti sono le cose più difficili, secondo me. Sì. Cioè, per rendere un buon grado di verità in un film di quel tipo, devi personalizzare in qualche modo, cioè devi tradurre il più possibile e non lavorare mai troppo di voce, anche sì. se la profondità, andare nei toni bassi e cercare di usare i risuonatori del petto il più possibile, cioè c'è uno sforzo tecnico indubbio, che cosa che io sono costretto a fare con Momoa, che sono stato costretto a fare da quando ho vinto il provino su Justice League. Certo, infatti tu sei più leggero come voce, comunque, ora sì, che ti sento. Sì, io parlo in un altro modo, la mia voce normale è su toni molto, molto meno pesanti, quindi certo. Lui va sempre giù, parla così, è come fa delle cose che sembrano delle pernacchie, sì, che sì, adesso sì, io sì. neanche potrei fare, perché vengo da un turno in cui ho urlato per un paio d'ore, ma non è tanto quello. Certo, quindi sì. è difficile, insomma, replicare, quando diciamo, ecco, che questi attori sono più attori appunto d'azione, più che recitano più col fisico, ecco, che non con la capacità attoriale, ecco, se vogliamo dirla poi così. Sì, ma poi guarda, io credo che, cioè, se venisse qui un Frank Grillo o chi per lui, probabilmente farebbe piazza pulita, perché spesso e volentieri noi siamo lì pronti a criticare gli attori che dicono: ah, quello è un po' un cane. Però in realtà sono attori bravi, cioè sono attori mediamente molto più bravi di quelli che trovi qui, di presa diretta parlo, ok? Sì, certo. Non sto parlando del teatro, dove ci sono altre competenze. Certo. Però questi sono, cioè, gente che studia, che lavora, che si impegna, sì, e quando gli fanno un primo piano sa benissimo che non deve strafare, sa benissimo che deve avere un certo tipo di intensità. Certo. In quel film lui funziona, fa una scena madre quando gli muore il fratello. Io ero anche in una situazione abbastanza particolare, per cui diciamo che ci sono entrato proprio bene, buona la prima. In cui piange davvero, si vede, si dispera, perde bava dalla bocca mentre piange sul corpo morente del fratello. È stato molto bravo, cioè non è detto che attori con quel tipo di fisicità, fighi così, che fanno magari le fiction italiane, siano capaci di farlo. Certo. Ma lì è talento, cioè o ce l'hai o non ce l'hai, secondo me. Sì, e in più c'ha il fatto che è un super figo, super palestraccio, cioè, cosa gli manca? Sono delle macchine da corsa. Certo. Senti, adesso stiamo arrivando quasi alla fine, adesso cominciamo a salire il gradino sui personaggi più famosi. Cominciamo con Suicide Squad, che tu hai fatto Captain Boomerang. Sì. Com'è nata sta cosa? Ti hanno chiamato subito o hai fatto dei provini? Allora, Massimiliano Alto mi disse che mi voleva far fare una cosa carina. Mi ricordo in un corridoio di una, credo della CTA sempre, mi disse: guarda, Fra, ti voglio far fare una cosa carina. Io dissi: vai, dimmi cos'è. Ero molto curioso di sapere. Lui mi disse: non ci posso dire nulla perché è tutto ancora segretato, non si può dire. Poi mi chiamò per fare il provino, mi disse: guarda, io ero pronto a darti la parte in mezzo secondo, e sei tu. Dopodiché mi hanno detto che vogliono sentire una terna di voci. Andai a fare il provino, lo vinsi e andai a fare Suicide Squad, sapendo ben poco di quello che avrei dovuto fare. Poi in realtà è un film corale, per cui, però lui, che Massimiliano mi fece doppiare la prima volta, mi è rimasto, che da lì in poi non ha fatto tanta roba. Adesso però ha fatto una serie che sta per uscire su Netflix. L'attore, dici? Sì, Jay Courtney, sì. Ha fatto Stateless, che è una serie ideata, prodotta da Cate Blanchett, da quel,
a quella divinità assoluta che è Cate Blanchett, un'attrice straordinaria, di una bellezza e di una intelligenza, si vede lontano miglia, proprio un'aliena. Sì. E lui è uno dei protagonisti di questa serie. Io sono molto curioso di vederla, in realtà la vedrei anche se non avessi fatto il doppiaggio di uno dei personaggi della serie. E lui c'è, fa un padre di famiglia, una bella parte. Lui secondo me è anche in certe scene è anche molto bravo. Sarà interessante vedere questa differenza rispetto al personaggio di appunto. Assolutamente. Infatti, in Suicide Squad, lui, Massimiliano, diceva sempre: guarda, è uno zozzo, è sporco. È uno che mentre gli altri combattono, beve la birra di nascosto. Sì, quindi, c'è uno che è veramente il ladro. Tant'è vero che Captain Boomerang è un ladro. Sì, è uno dei nemici di Flash. Esatto, sì. Si comporta in modo scorretto. E allora devi pensare, uno che quasi parla in dialetto. Allora i pensieri erano sempre quelli. C'è stata una scena in cui mi ha detto: guarda, guarda, devi parlare proprio come se fosse il padrino. Quindi il lavoro era: fai il padrino, poi togli un po' di dialetto e ci siamo. Beh, ci sta. Tra l'altro, ecco, volevo chiederti una tua curiosità. Cioè, tu hai avuto modo di vederlo per intero il film? O... In che senso? Cioè, se l'hai visto proprio al cinema? Prima di doppiarlo? O l'ho visto per intero? Ah no, io l'ho visto per intero. In generale, no, volevo sapere cosa ne pensavi, se ti è piaciuto, visto che ha avuto parecchie critiche questo film. Allora, guarda, secondo me le critiche sono a volte un po' fini a loro stesse, nel senso, è un film, è un fumettone. Sì. Poi ci sono sicuramente fumettoni meglio riusciti e meno... Non mi sembra particolarmente riuscito, cioè è un po' un accozzaglione di tanta roba. Sì. Non l'hanno fatto con grande stile, ecco, io sono nerd per derivazione. E siamo in due. Ok, no. Non sono né totalmente nerd né completamente non nerd. Sì. Però non mi ha fatto impazzire. Nemmeno a me. Tra l'altro, non so se lo sai, avevano, quanto pare, del montaggio se ne è occupata una società che di solito si occupa di trailer. Ma quindi è un trailer di 2 ore? Praticamente sì, e infatti si vede, cioè quella è la cosa assurda. Non lo so. Scelte un po' così. Adesso arriviamo, l'abbiamo nominato sempre nel discorso, finalmente sì. Arriviamo a lui, ad Aquaman, Jason Momoa. Sì. Il sex symbol delle casalinghe. Dai 30 ai 55 anni, forse anche di più. Pure la mia ragazza ci sbava, quindi. Sì. Ma d'altronde, un bell'uomo, posso capire, ci sta. Ma lui c'ha carisma. Sì. Quello che ho capito è che lui mette tanto carisma in qualsiasi cosa faccia, cioè ha una personalità forte questo ragazzo. Sì. Ed è un giocherellone, è un figo alternativo, nel senso non è uno che se la tira affatto. È vero. Non mi sembra così, nessuno lo descrive così, non so se sia un'aura, un personaggio che ha costruito, ma a me sembra molto schietto in quello che fa, tant'è vero che ha tante passioni che assomigliano ad alcune passioni mie, la passione per l'arrampicata alla montagna, per l'escursionismo. E quindi sì, lui, come dire, ho avuto l'opportunità di fare il provino su Justice League, mi chiamò ancora prima del provino, mi chiamò sempre Marco Mete, sì, per fare i trailer del film, poi mi chiamò a fare il provino e lo vinsi, facemmo Justice League, poi Aquaman, anzi no, tra Justice League e Aquaman io ho fatto 2 film, perché fece Braven, un film che era pensato per le piattaforme, per la TV, diciamo, sì, e un altro era Once Upon a Time in Venice, che poi è andato su Netflix, e poi arrivò Aquaman 2, poi arrivò anche in Lego Movie. Bravo che mi aiuti, perché io Aquaman 2 lo devono ancora fare, purtroppo. Scusami, Aquaman 2 non è ovviamente Aquaman, figurati. In realtà lo faranno, pare che uscirà a dicembre del 2022. Sì, è sicuro. Quindi lo faranno, credo che abbiano già finito le riprese di Dune, io spero di farlo anche lì. Ovviamente è un ha preso un po' il via, ok? C'erano ovviamente tanti colleghi bravi l'avevano già doppiato in altre cose che aveva, sì, che aveva fatto. Per me è stata, come dire, una
una cosa bella, sì, un bel momento della mia carriera, essere anche solo momentaneamente associato a questa, a questo omone figo che ha anche un coefficiente di simpatia altissimo, è anche un molto caciarone, ne ha tante al suo senso. E vedi, ritorniamo al discorso che facevamo prima, no? Degli attori, sì, un po' atleti così, e ci sono stati voce volto in passato molto famosi e adesso tu sei diventato voce volto di questo attore qua. Ma guarda, non te lo so dire se sono diventato voce, io spero di fare un buon servizio, ogni volta che lavoro, che vado a fare qualcosa, spero di metterci il più possibile, poi se qualcuno, ovviamente se dovesse tornare a qualche collega o se dovesse doppiare qualcun altro, certo, certo, uguale, cioè sono altri problemi della vita. No, no, per carità, certo, ma guarda, io so, cioè almeno so, ho potuto appurare negli anni che grazie a questi personaggi del genere dei cinecomics che stanno andando, sì, tantissimo in questi anni, molti tuoi colleghi sono riusciti piano piano a, diciamo, a diventare una voce, vabbè, se non proprio fissa fissa, comunque frequente di quell'attore lì, che magari era nato doppiando appunto uno di questi personaggi, no? Ad esempio mi viene in mente Massimiliano Manfredi con Chris Hemsworth, per dirti, no? Sì, che è partito, sì, da, sì, Thor, sì, e adesso però lo sta comunque facendo, salvo qualche rarissima eccezione, insomma in quasi tutti i film che lui adesso sta facendo, per dirti, oppure anche Angelo Maggi con Robert Downey Jr., insomma, sì, quindi, sì, dico, magari potrebbe portare fortuna, ecco, questo ruolo. Sì, ma io me lo auguro. No, me lo, no, auguro tanto. È vero che è un po' un'associazione, è diventata quasi una mezza regola dell'ambiente, cioè se lo fai in un film o in un blockbuster, ecco, diciamo così, no? Sì, per forza un film di successo, allora un po' ti rimane, sì, sì, tanto, sì, è vero che adesso ha fatto Sì, che è una serie che è andata su Disney Plus, una serie in cui lui fa una serie sci-fi in cui che descrive un'umanità a 600 anni da oggi, dal nostro presente, in cui l'umanità ha perso il potere della vista, lui è un padre di famiglia, un combattente, un avventuriero, insomma ha il solito suo personaggio, in più però non vede, e quindi come tutti gli altri, poi vabbè, è una serie carina, piena di, fatta con mezzi potentissimi, lui è molto bravo anche, cioè, è stato molto bravo, qua bisogna dirlo, secondo me ha fatto una delle cose in un episodio in particolare, quando cerca di sta cercando di capire, di estirpare delle informazioni da un giovane traditore della tribù, cerca di capire se è stato lui a tradire la tribù, e quindi lo intorta con un po' di parole, cerca di capire, ma mentre lo fa, essendo cieco, inizia a toccargli la mano, a sentire l'odore, a sentire se sta sudando, e mentre lo fa sente che ha sulla mano una ferita che lui si è procurato andando a fare delle cose losche lontano dal villaggio. Allora sente questa ferita, piano piano gliela apre, gliela fa sanguinare e gli lecca la mano come se fosse una tigre che sta per azzannare la sua preda. Mamma mia, è una sorta di trattamento sessuale quello che gli fa, e mentre lo fa sembra, dice, adesso è arrivato il momento in cui gli cala le braghe, gli taglia giustamente è stato veramente molto molto bravo, ed è stato molto divertente fare quella scena lì, perché c'è un sottotesto cannibale dentro, no? Certo. Quindi anche se ci pensi, anche sessualizzato delle cose, certo, ah, interessante, sì, sì. Me la guarderò, insomma, quando, sì, quando ci sarà. Parlando di attori, no? Questa, sì, più che altro è una domanda, una mia curiosità. C'è magari qualche attore che non ti è mai capitato di aver doppiato finora, che magari lui ti piace, lo ammiri e ti piacerebbe provare una volta a doppiarlo? Me ne vengono in mente un paio a cui penso spesso, ma sono attori che sono stati già doppiati da colleghi illustri, molto bravi, e quindi non credo neanche, forse accetterei di farlo, se non per motivi che adesso non, sinceramente neanche riesco bene a immaginare, e ne parlerei sicuramente con i colleghi, cioè proprio per una questione di rispetto del lavoro e dell'associazione a volte fortunata di una voce su un attore. Sì, sì, certo. Sai, sono cose alle quali noi badiamo anche un po', però ti dico sinceramente, in cima alla lista c'è Joaquin Phoenix. Io credo, ma qui lo dico e qui lo nego, di avere la
possibilità di fargli un buon servizio, soprattutto nelle parti più schizzate che ha fatto nella sua carriera da attore. Penso a Hair, le parti più deboli. Tu mi dirai, ma ti fanno fare sempre Momoa, i supereroi? In realtà non è vero, è un'associazione che è partita da qualche anno a questa parte. In realtà mi hanno fatto fare per tanti, e continuano a farmi fare o i manipolatori, o i tossici, o gli ambigui. In realtà le possibilità di un doppiatore, se sviluppa tecnica e qualche capacità, in realtà sono tante. Lui e poi Sam Rockwell, che trovo che sia un attore di una bravura straordinaria. Quello è proprio un ballerino. Ne parlavo giusto con Flavio De Flavis, che lo ha diretto un film, non so se l'hai visto, quello tra l'altro dove lui ha vinto l'Oscar, bravo, esatto. Geniale. Sì, infatti lui ha detto che è stato un doppiaggio difficilissimo, però molto riuscito. Sì, assolutamente. E sicuramente io gliel'ho anche detto una volta a Flavio, è sicuramente uno dei doppiaggi più belli degli ultimi anni. Antonella è stata straordinaria, ma sono stati tutti bravi, facilitati un po' dalla bravura degli attori. Non c'è cosa che in quel film non funzioni alla grande. È un film straordinario, con gli attori straordinari, il doppiaggio funziona da Dio, che ne dicano gli haters del doppiaggio. Ma quelli lasciali perdere. Purtroppo non... Allora, io penso questo, sia da fan che da addetto ai lavori, chiaramente. Vuoi fare una critica? Però falla giusta. Se c'è da criticare magari una performance oppure una direzione, fallo. Cioè, è capitato, ne abbiamo parlato prima degli automatismi, eccetera. È capitato che in passato magari si siano fatti lavori che potevano essere fatti meglio, diciamo. Quindi è normale, d'altronde siamo tutti esseri umani. E poi lo sappiamo, anche la fretta spesso purtroppo fa fare lavori così. Però, appunto, critiche mirate, le solite critiche, ma meglio i sottotitoli, meglio l'originale, il doppiaggio non ti fa imparare l'inglese, sono robe che secondo me lasciano il tempo che trovano, perché comunque non è di una noia mortale. Splitta un po' sta lingua e non rompere ma le sì, sì, è inutile che tu mi dici è meglio l'originale, ma grazie, l'originale è l'originale, nel senso, è normale, il doppiaggio è la traduzione, appunto, quindi... Però una traduzione che appunto che si cerca di farla bene e si riesce comunque, perché voglio dire, abbiamo comunque fior fior di professionisti da una vita che fanno un lavoro egregio, quindi su quello non si può assolutamente dire nulla. Sai, a volte hanno motivo di esistere queste critiche perché poggiano su delle basi di realtà, come dici tu. Cioè, un doppiaggio può essere fatto più o meno velocemente, ci possono essere state più o meno le condizioni per fare un lavoro buono, e può dipendere da tantissimi fattori che il pubblico, cioè quelli che sentono, diciamo, gli spettatori medi che magari non sono neanche tanto dentro al concetto di sala di doppiaggio, possono più o meno verificare. Ci sono tantissime condizioni che possono ledere il risultato finale. Certo. Ci sono però anche dei doppiaggi che non dico nobilitano il prodotto, ma che si avvicinano talmente tanto al prodotto che è veramente sorprendente sentire poi splittare dall'inglese all'italiano rapidamente, perché adesso lo possiamo fare tramite le varie piattaforme e dire caspita, però cioè vedi, in effetti l'ha fatta proprio come lui. Sì, okay. è vero. Fatta proprio come lui. Ora, noi abbiamo solo una cosa che ci obbliga ad andare, come dicono i tecnici, o in overload o leggermente in overload, cioè è l'adesione alla faccia, al suono, scusami, alla faccia, al video. Cioè noi dobbiamo fare quel minimo in più, ma parliamo di cose molto sottili, ok? Su una scala da 1 a 20 dobbiamo fare quel 1 o 1 e mezzo in più di quello che fa l'attore, in modo tale da bucare il microfono e arrivare ad agganciarci a quell'espressione. È una cosa molto sottile. Chi lavora a un buon livello ti dirà quasi sempre questa cosa qua, oppure ti dirà devi fare solo quello che fa lui, ok? Però
uno che poi ci mette cuore, anima e voce di fronte a un leggio e che sa quali sono le difficoltà tecniche, capisce sempre che ci vuole quella cosa in più. Sì. Che forse è anche lo scarto di immaginare di essere immerso in un set, che è quello che vediamo nel video. Certo, entrare. Cioè, devi fare un atto di immaginazione che è continuamente cambiato, perché la mattina stai da una parte, al secondo turno sei in un'altra zona di Roma a fare un'altra cosa. Cioè, devi immaginare di essere dentro a dei set, nel frattempo ti sposti come un matto in moto, in macchina, da una parte all'altra, nel traffico romano. Quindi, come dire, quell'1,3 su una scala da 1 a 20 in più, quasi sempre bisogna farlo. Certo. Una volta che un attore impara questo, forse impara anche a fare un po' il doppiaggio. Senti, finisco con l'ultima domanda, visto che ne abbiamo anche parlato prima. Ti è mai capitato di fare direzione, e se ti piacerebbe farlo, o se non l'hai mai fatto ovviamente, se ti piacerebbe un giorno provare? Allora, io ho fatto una volta diciamo che non ho mai fatto una direzione. L'ho fatto per una amica giornalista di Pescara che mi chiedeva di coprire delle interviste che aveva fatto per credo che si chiamasse Offline, una trasmissione che poi è andata in Rai, su sì. Rai 2, e ho chiamato dei colleghi a fare degli oversound, in poche parole. Quindi non è stata una direzione a tutti gli effetti, però non ho mai diretto un telefilm, un film, una cosa. Ti dico, mi interessa relativamente. In realtà la direzione è un'assunzione di responsabilità e sempre meno direzione degli attori. Cioè, a me piace molto lavorare con il materiale umano e credo anche di poterlo fare ad un buon livello, perché ho fatto spettacoli in teatro, ho lavorato con gli attori, anche da regista, ma non so se potrei effettivamente rifare questa cosa in una sala di doppiaggio. Ora, sicuramente ho dei colleghi, penso per, senza andare su colleghi anziani da un punto di vista professionale, parliamo per esempio di Gianfranco che mi ha scelto per fare questa protagonista in questa serie, e Gianfranco ha qualche anno più di me, non molti, sì. Ma siamo lì, diciamo che siamo più o meno coetanei. Ecco, con Gianfranco abbiamo lavorato, è comunque sempre un lavoro fatto in rapidità, ok? Sì. E a un certo punto ci si deve accontentare di quello che si ha, perché forse siamo simili in questo, siamo due cagadubbi, per dirlo in modo brutale, e quindi vorremmo rifare le cose. Poi, quando lui mi dice, sai, questa cosa forse poteva essere perché è in modo che tu ti relazioni, allora dai, rifacciamola, e a un certo punto hai rifatto e sei sforato di mezz'ora. E questa cosa non può essere, anche perché poi il fonico deve fare una pausa, anche lui deve prendere un po' d'aria, poi deve ricominciare il terzo turno, certo. Farti capire. Allora, mi piacerebbe lavorare, sì, mi piacerebbe molto, per il piacere del lavoro, ma non per essere stressato, per una consegna, no, per una... e per tutta una serie di problematiche che poi neanche interessano chi ci sta ascoltando, voglio dire, ma che però sono pressanti per un direttore. Diciamo che se ti capitasse un prodotto interessante, che magari fa scattare quella cosa, magari ti piacerebbe, ecco. Sì, mi piacerebbe lavorare con colleghi autorevoli, mi piacerebbe anche, sai, quando uno dirige non vuol dire che è arrivato a fare chissà che, no, ha sicuramente dimostrato delle cose, perché questo è fuori di ogni dubbio, ma ha una responsabilità, cioè che tutto quadri e che tutto suoni bene alla fine. Certo. Mi piacerebbe poter vedere come lavorano per ore colleghi anziani, sempre professionalmente parlando, ci sono tante persone che stimo, mi piacerebbe vedere come lavorano, più che averli a fianco al leggio, quando tu sei poco concentrato su di loro perché devi fare il tuo, vedere come fanno loro da dietro, e allora si imparano tante cose. Io guarda, lo cito sempre, io ho avuto la fortuna di assistere per un po' di anni a un doppiatore che è diventato anche un mio caro amico, Luca Biagini, e ho imparato veramente tantissimo da lui, ecco, e ne sono contentissimo. Luca, sì, Luca sì. È una persona anche molto, molto gentile, molto sì. Signorile, sì, sì, è sì, un sì, signore. Sì. Io ricordo che l'ultima volta che io mi sono ritrovato al suo fianco al leggio è stato sempre in Sound Art, dove per la direzione di Elisabetta Bucciarelli stavamo doppiando un film
francese, la storia di San Francesco in poche parole. Sì. In realtà il protagonista assoluto era Elia da Cortona, io doppiavo lui, Jérémy Régnier, un attore francese molto molto bravo. Sì. Che è, diciamo, l'attore feticcio dei fratelli Dardenne. Quindi okay. Un attore veramente molto bravo, e c'era Elio Germano, io doppiavo Elia da Cortona. Sì. E a un turno ero con Luca che doppiava un vescovo che avrebbe dovuto ammonire una figura clericale alta, che avrebbe comunque dovuto ammonire Francesco per la sua predisposizione alla povertà, insomma stava cercando di riportarlo sulla retta via del clero tradizionale. Allora poi c'è stato questo scambio con Elia, per cui siamo andati alle Gio assieme. Elisabetta mi dava delle indicazioni, insomma me la faceva rifare tante volte, come lei è abituata a far fare ai doppiatori. A un certo punto imbeccai quella giusta e mi ricordo che Luca mi fece così con il gomito, come per dire, questa mi è piaciuta assai. Sì, sì, sì. Io sono tornato a casa con le mani alte, 30 e lode, ragazzi, oggi 30 e lode. Se è piaciuta a Luca vuol dire che sì, cioè, sì, a lui sì, è un attore sì, completo, ha fatto tante cose, sì, tanto teatro, sì, tante sì, fiction, sì, tanto, sì, aveva sì, fatto sì, di questo mondo e quell'altro, quindi. E poi è uno sportivo, sì, capito? Sì, sì, motociclista. È una di quelle persone, sì, che, sì, 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 chi fa un po' di sport, che c'ha un altro, c'ha un'altra marcia, non è lo vero, so. È vero. Qualcuno di qualità e riconosce la qualità senza problemi. Sì. Chi fa sport accetta la sconfitta, accetta di. È vero, è vero. Accetta gli altri. È sportivo, giustamente. Sì. Francesco, noi ti ringraziamo okay. tantissimo per essere stato nostro ospite qui a Voci.fm. Io ringrazio te e Voci FM. È stata una chiacchierata molto interessante. Speriamo di vederci presto in sala. E certo, mi raccomando. Ci a vediamo presto. Di persona. Okay. Ok. Ciao, un abbraccio a tutti. Voci.fm, il sito delle voci.